Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e siamo al 10° episodio della serie dedicata a Bioshock. Purtroppo l'ultima volta mi si è completamente frizzato il gioco mentre salvavo, quindi ho perso un pezzettino di salvataggio. Quindi dobbiamo tornare insomma nel laboratorio per cambiare il tono della voce. Lo faremo molto velocemente. La cosa brutta è che il Big Daddy che avevamo eliminato, dobbiamo eliminarlo di nuovo. Fa niente, andiamo, cercherò di tenere tutto ciò che magari nell'altro episodio per via del caos non ero riuscita a farvi ascoltare. Quindi qualche conversazione interessante di Fontaine che continua a chiamarci disperato alla radio. E niente, andiamo avanti, rifacciamo. Dov'è il Big Daddy? Guardati attorno, ragazzo. Pensi che l'eroismo spicciolo conti qualcosa in questo cesso? Stai contemplando il mare di vomito che il sogno fallito di Ryan è diventato. Credi che ci sia qualcosa degno di essere salvato qua sotto? Allora meriti di annegare con il resto di quei miei. Torna qui! Ti prego! Approfittiamo del Big Daddy che abbiamo ipnotizzato per esplorare bene tutto. C'è anche... Oh, non ci credo. Un diario. Devo ammettere che Fontaine ha mostrato un certo intuito nella creazione del business dei plasmidi. Ma non ha mai capito granché di vendite. Nascondere quelle ragazzine sotto uno staio. Ho appena visto i progetti preliminari delle nuove macchine per plasmidi. E sono esattamente ciò che volevo. Ricorda le mie parole. Se ben presentate sul mercato, quelle sorelline possono valere oro. Pensa un po' di a tre cose. Quindi anche Ryan comunque diciamo che nonostante non fosse d'accordo con il business che Fontaine stava mettendo su, vedeva il potenziale di... Mamma mia! Il potenziale economico che avevano le sorelline. Questa porta l'avevamo aperta, sì, non c'era granché dentro però. È la porta che serve per sbloccare praticamente l'elettricità nell'acqua, così possiamo passare. Non rompermi le palle! Non scappare! Questi qui! Oh, continua a perdere Big Daddy, ma quanto può essere veloce un Big Daddy? Sono il dannato medico! Il dannato medico! Sono gravi. Ok. C'è un diario qua. Su Chong. Ryan ha inviato munizioni extra. A quanto pare teme vi siano problemi. Le ho chiuse vicino ai laboratori dei protettori e impostato il codice su 1921. Non credo però che ne avremo bisogno. Quando il Big Daddy sarà pronto, nessuno oserà fermarlo. Ok. Aggiriamo anche questa. Ragazzi, io sto ancora cercando il Big Daddy che nello scorso episodio abbiamo eliminato e che è sparito. È sparito. Guardate qua. Cosa ho fatto? Ho potenziato l'arma. Vabbè, fa niente. Ok, va benissimo. Abbiamo potenziato la pistola. Volevo solo il parassita odia tre cose: i liberi mercati, la libera volontà e il libero intelletto. Lo sentite, Big Daddy? Eccolo qua. Aia.
Ah, ma sei intrappolato. Vai. Ah, ho capito, ti sei buggato, vai. Che scena miserabile. No. No. Moriremo qua dentro insieme, Steppy. Oh, ce l'ho fatta, mamma mia, che fatica. Adesso la chiamo. E si era incastrato là dentro, ragazzi, non usciva più, cioè... Grazie per avermi aiutata. Perfetto. Adesso pensiamo alla tuta. Oh, ma questa è la mia voce. Ecco perché mi confondevo. Di qua. Perfetto, allora cerchiamo un attimo di capire la mappa. Qui ce n'è un altro. Sono pronta a dormire. Basta! Ti prego! Uccidi! Ma ha messo via la bambina? Cavolo, ragazzi, è morto? Ok. Oh, queste finte! Ah no, eccolo qua. È lui, è danneggiato. Ok. Ti prego, alzati. Sai cosa succede se invece di salvarle le uccidiamo? Qual è l'animazione? Ok. Due, ne manca solo una. Sono pronta per i sogni, Mr. Boy. Questo posto non è igienico. Vieni a farti curare da me. Là c'è qualcosa. Un diario. Attenzione. Gli stivali del Big Daddy dovevano essere spediti qui, non alla maledetta biblioteca. A che razza di idioti sta assumendo Ryan ultimamente? Cazzate del genere non succedevano con Fontaine. Ryan? Beh, tutti sti armadietti comunque un po' di risorse ce le portano, eh? Cerchiamo bene dentro questo laboratorio perché mi sembra pieno di roba. Finlay. Qui diciamo che avevamo solo un indizio sul fatto che gli stivali non sono qua ma erano nella biblioteca. Un posto un po' improbabile dove trovarli, quindi ci veniva indicato. Ecco, là c'è qualcosa. Oh, non volevo il whisky. Però ragazzi, io mi sto un po' confondendo. Ecco, magari questo diario ci... Il Big Daddy emana un odore terribile. Schifoso. Ah, forse si potrebbe porvi rimedio. Ma sembra che alle sorelline l'odore piaccia. Dobbiamo trovare dei volontari. Diventare Big Daddy è una strada a senso unico. Ma Ryan dice, tranquillo, reclutare non è un problema.
Quel Ryan, che bravo uomo. Quello che dico sempre io. Guardate attorno. Non c'è niente da fermare. L'altro è un mausoleo, una maledetta giostra funeraria. E tu e la crocca siete soltanto spettri. No ragazzi, perché mi sono un po' confusa, perché io ero convinta che Ryan fosse passivo nei confronti del business che c'era dietro alle sorelline, l'Adam, ricombinazioni genetiche, tutte queste cose, che non facesse niente perché diciamo che aveva una sorta di guadagno indiretto anche lui. Invece qua, cioè ci stanno proprio dicendo che lui aveva partecipato finanziariamente probabilmente, comunque aveva appoggiato Fontaine nel suo progetto. Cioè questa cosa mi era sfuggita, non avevo capito. Ci siamo incastrati? No. Intorno, no? Amico del parassita. Non... Questo qua mi sa che è il codice che ci ha detto prima. 1921. Ryan ha inviato munizioni extra. A quanto pare teme vi siano problemi. Le ho chiuse vicino ai laboratori dei protettori e impostato il codice su 1921. Non credo però che ne avremo bisogno. Quando il Big Daddy sarà pronto, nessuno oserà fermarlo. Un sacco di roba qua dentro. No! No! Ragazzi, mi sono seriamente spaventato tanto. Va bene. Manca giusto una saletta da questa parte. Il mio senso dell'orientamento fa davvero schifo, ma proprio tanto. Come faccio ad andare di là? Sentite la nostra voce. Oh, ma qua. Altro diario. Fontaine è un tremendo figlio di puttana, ma Ryan è un tacagno. Non si può riutilizzare la tuta del protettore. Metti uomo, pelle, organi direttamente nella tuta perché non funziona. Ryan dice che il Big Daddy costa troppo. Beh, Ryan può andare al diavolo. Allora, l'esplorazione l'abbiamo fatta praticamente tutta. Quindi dobbiamo solo trovare le cose che ci mancano. Probabilmente ho sentito anch'io. Ci sono sfuggite, ma ci siamo già passati. Eccola. Girerei i tacchi se fossi in te. Qui non troverai altro che lacrime. Bene, ora sappiamo che è il posto giusto. Eccolo qua. Ragazzi. Ma guardati. Credo che presto faremo di te un Big Daddy. Manca solo un pezzo, i feromoni. Ormai siamo un Big Daddy, ragazzi. Cioè, manca sì, mancano i feromoni, ok, però. Si può dire tutto di Ryan, ma il vecchio su una cosa ci aveva azzeccato. Tu neanche cammini senza quello che ti dico. Dio, all'amo, all'amico! Dobbiamo trovare l'altra sorellina. Ai Little Wonders. Credo che presto faremo di te un Big Daddy. Manca solo un pezzo, i feromoni.
Vai alla struttura educativa Little Wonders. Esatto, quando saremo là diventeremo un Big Daddy, però... La tartaruga non l'avevo vista. Allora, qua ce n'era uno. Però guardate là. Ma qua siamo già stati, la sorellina non c'è. Siamo qua. Colpa di questi dannati capelli, G. Ogni giorno sono sempre me. Sai che il problema non sono i tuoi capelli, ma i tuoi geni. Ehi, non iniziare con questa storia delle rime. Dai, fratello. Vai a cercare la bimba. Eccola qua. Eccolo! Tutte, almeno credo. Magari ne abbiamo lasciata qualcuna all'inizio, quando ero un po' così distratta ancora. No, tutte. È un mondo malato, vero? Come posso ringraziarti per questo? Scusa. Mando un'altra bimba con un segno della nostra riconoscenza. No, ma co... Le ferite sono gravi. Andiamo a prendere il premio, l'ultimo premio che ci hanno dato per aver salvato l'ultima sorellina. Sinceramente non ci contavo, invece ce l'abbiamo fatta, le abbiamo salvate tutte, quindi otterremo il finale bello, diciamo. Piangerò. Grazie, grazie mille. Qualsiasi cosa, ma non la mia piccola. 4 kit medici, però. E niente, dobbiamo andare, eccola qui, alla struttura educativa Little Wonders. Dove troveremo i feromoni? Oh cielo, no! Penso siano questi. Se lo metti tipo profumo. Ringrazio solo di non essere vicina a te e a quel fetore pestilenziale. Come facciano le bimbe a essere attratte dall'odore di quei feromoni? È una cosa che va al di là della mia comprensione. Ok. Ma queste sono porte... Ah. Pensavo che sia un ritardato. E questa è la stanza di una sorellina, ma che cosa? No. Non farla lungare. Oh mio Dio. Dove è andato? No. Non avevo ancora finito. Sto solo scaldando. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cos'è? Povere bambine, però. 2 su 3, ne manca uno. Un po' noiosetto il fatto che ci fanno sempre andare a cercare più campioni della stessa cosa. Potrebbe anche essere in una stanza, eh. No, non l'avevo visto. Al condotto vicino ai Proving Grounds.
Ora possiedo Rapture! Ora possiedo l'Adam! Fai sì che quella tenuta da clown possa lontanamente spaventarmi! Sì, penso che ti possa terrorizzare. Te lo prometto. Solo non farle del male. Andrew Ryan. Il parassita odia tre cose. Le ricombinazioni. Tirarle fuori dai nascondigli e poi ti permetteranno di superare la porta. Su, avanti, colpisci il condotto con la chiave. Eccola, è la nostra. Und bitte, ti sarei estremamente grata se fossi gentile con le bambine. Mein kleines Mädchen. Ragazzi. Aspetta, aspetta, aspetta. Mamma mia, ragazzi, guardate, perfetta. Oh, la proteggeremo. Allora, non mi ricordo bene questa parte. Mi ricordo che dobbiamo proteggere la sorellina. Ho visto che ha una barra della vita, però sinceramente non mi ricordo proprio. So che siamo verso la fine. Proving Grounds. Sì, mi sa che siamo nell'area finale. Allora, noi abbiamo salvato tutte le sorelline, però abbiamo ancora, mi sa, la possibilità di rovinare tutto lasciandole morire qua. Presto, Mr. Bond! Un lungo cammino, e di buona parte del viaggio manco te ne ricordi. Ti ho messo in un sottomarino che eri un barco. È ora di andare, Mr. B! Ok, ti seguo, piccolina. Bellissimo che lei entra da questo buco. Sbrigati, Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! Wow, bellissimo con i... con gli scheletri di queste balene appese. Presto, oh, Mr. Mio Dio. Vedo gli angeli che ballano nel cielo. Chi è che ci spara addosso? Sbrigati, Mr. B! Gli angeli aspettano un bacio. Oh mio Dio, è caduto tutto, ma io non ho capito cosa è successo. Sbrigati, Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! Ti ho davvero sconvolto con questa storia di mia moglie e mio figlio. Oh, non rallentare, Mr. B! Moira. Gli angeli non aspettano che va piano. Se un giorno mi farò una famiglia... Oh mio Dio, è... Vabbè, l'avevamo capito comunque che non aveva una vera famiglia. Non c'è più... Dove sei, piccolino? Sei qua, eh? Presto, Mr. Bolla! Dove stai andando, tesoro? Presto, Mr. B! Faccia piscina abbastanza! Gli angeli che ballano nel cielo! C'è una telecamera! Oh mio Dio, ma... È ora di andare, Mr. B! Le ha dimezzato la vita! Sbrigati, Mr. B! Gli angeli aspettano un bacio! Ok... È che io non è che posso curarla, eh. Sbrigati, Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! Questo sta per scoppiare, ah, Mr. B! Guardale. Anche se sono fisicamente libere dal bisogno di raccogliere, il condizionamento mentale di Sushok le lega alla loro terribile mansione. Gli angeli non aspettano che va piano. Cadi come questo. Non avremo. Vedo l'Adam. Hanno anche loro il condizionamento mentale. Quando vedono qualcuno sdraiato, devono per forza prendergli l'Adam. Presto, Mr. Bond. Ok, arrivano dei nemici. Non credo che sia così. Non sembra di andare. Lasciala stare. Mr. B.
Mamma mia! Lasciala stare! Oh mio Dio, ma sta morendo! Cosa facciamo? Ma lei non si vergogna! Aspetta, già non sa! Avvicinatevi! Forza! Sbrigati, Mr. Bolla! Da che parte? Non c'è tempo da perdere! Ragazzi, sono agitatissima! Se una piccola cade, puoi chiamarne un'altra da un condotto. Ma perderne anche una è peccato. Dov'è? No. No! Piccola, dove cavolo stai andando? Sbrigati, Mr. B! Ok. Di sicuro la raccolta getterà l'attenzione dei ricombinanti. Lasciala stare. Era un... Oh mio Dio. Ragazzi. Ragazzi. Come cavolo fanno i Big Daddy a non avere un esaurimento nervoso? Dov'è? Cosa sta succedendo? È ora di andare, Mr. B. Oh mio Dio. Fallo a pezzettini. Sbrigati, Mr. Bolla. Cosa vai da sola? Oh mio Dio, ma tu sei pazza. Vieni qua. Apri sta porta, aprila. Saliamo qua, nell'atrio centrale. Spostati. È perdonabile. Oh mio Dio! Sei passato davanti alle torrette così, ragazzi. No, davvero, io... Allora, io generalmente quando c'è da proteggere qualcuno nei giochi mi vado in ansia, in generale. Qui in più una bambina in difesa, in più tutti la vogliono ammazzare. Quindi cercate di capire la mia ansia. Dove... Sbrigati, Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! Ma continua a dirmi di sbrigarmi, ma io sono qua! Dai, entra dalla porta. Vai. È ora di andare, Mr. B. Ok. Ho già visto che c'è una telecamera. Bam. Presto. No, davvero, ragazzi, mi scatta l'allerta. È morta la bambina. Non rallentare, Mr. B. Non ti sto rallentando. Gli angeli non aspettano chi va più. Sedate questa bambina. Presto, Mr. B. Stai ferma un attimo. Gli angeli ti ballano nel cielo. Presto, Mr. Bolla. Sono qua. Aprilo in tu, Mr. B. Faccelo. Cucino. Lo scucio. Sbrigati, Mr. B. Gli angeli aspettano un bacio. Va bene. Cosa? Mi faccio scudo col mio corpo! Non sai fare di me! Cucino! 6x2, fai! Presto, Mr. B! Mamma mia, ragazzi! Le sparano addosso, ma vi rendete conto della gravità? Sono una brava bambina, Mr. B. Presto, Mr. B. Hai fatto? Gli angeli che ballano nel cielo. Sbrigati, Mr. B. Gli angeli aspettano un bacio. Dove sei? Vi prego, ditemi. Presto, Mr. Bolla! No! No, stiamo scherzando! Tu vergognati, Big Daddy schifoso! Tu dovresti proteggerla! Gli angeli non aspettano che battiamo! Mr. Bolla! Non c'è tempo da perdere! Io non me lo ricordavo che c'era anche Big Daddy, ragazzi! Meglio con te che sole, nell'oscurità strisciante. No, mamma mia, guardate, l'hai messa malissimo. Presto, presto.
Mr. Bolla! Questo batterà operai e burocrati! Ma io ne voglio ancora! Ancora! Voglio ricombinarmi finché non resterà più niente da ricombinare! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Sopravvissuta! Presto, Mr. Ball! No, non è vero. Dov'è? Là, dovrai usare l'ago delle sorelline per prosciugare Fontaine dall'Adam. È l'unico modo per sconfiggerlo. Ok. Tieni, prendi questo! Infilzalo nell'uomo cattivo! Grazie, amore. Fontaine, aspettati sopra. Da qui non potrai fare marcia indietro. Fai in modo di essere pronto ad affrontarlo prima di procedere. Ok, allora ragazzi, questa è l'area di rifornimento prima della boss fight finale, quindi noi ci salutiamo qua. E nel prossimo episodio faremo la boss fight finale, poi ci saranno i titoli di coda e parleremo delle impressioni generali, così a caldo, sul gioco. Però dobbiamo fermarci. Se il prossimo episodio sarà breve o comunque più breve del previsto, lo farò uscire direttamente dopo questo, quindi non temete, non vi lascio sulle spine se non sapete cosa succede o se volete vedere lo scontro finale. Va bene ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Grazie, ciao a tutti.